darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because in visions softly creeping, lest it seize while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Beneath the hill of a lazy street man, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. Cause no one dared disturb the sound of silence. Like I, you do not know. Fools that I don't know. Like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo. Wishtour Television, benvenuti al Museo Maioliche Artistiche Artigianali Ubaldo Grazia, Deruta, Perugia, sigla. È il termine merceologico del prodotto ed è precisamente argilla comune modellata, cotta, immersa in un bagno di smalto. Dico bene, signor Grazia? Sì, dice molto bene, perché la maiolica che è d'origine araba non è altro che argilla comune smaltata con ossidi metallici per ricoprire la superficie porosa e nasce intorno al 1000 appunto dagli arabi. Diventa un prodotto che in tutto il Mediterraneo si diffonde con disegni molto semplici. Poi a fine del 300 arriva in quantità il cobalto, che è il blu, però arriva dal Nord Africa, e poi altri colori, l'arancio, che è l'ossido di ferro. E qui sono i colori, man mano che la tavolozza si arricchisce, i colori diventano più brillanti, diventano più ricchi, e la maiolica non è più solo un prodotto di uso comune, ma diventa un prodotto di arredamento e di decorazione della casa. Anzi, poi una tavola con dei pezzi in maiolica fatti a Urbino, fatti a Deruta, Castel Durante, era una casa
diritti. Per cui... Perfetto, ringraziamo il signor Ubaldo Grazia, occhio alle immagini. Look at that, look at this, drop a stone in the abyss, then walk away and know that anything can happen. Just like that. Piccoli dettagli per quanto riguarda il lustro. Ecco, il lustro che poi è sempre di origine araba e lasciato in Spagna, soprattutto a Valencia, dagli arabi, arriva a Deruta alla fine del 400, primi 500, all'apice del periodo più bello per la maiolica, che è appunto il Rinascimento. È una tecnica molto complessa che consiste sia nella chimica che viene messa in terza cottura sulla superficie dell'oggetto maiolicato e sia nella cottura. È un procedimento molto particolare che appunto consiste nella riduzione dell'ossigeno in una fornace, in una fornace particolare in cui il fumo non deve uscire direttamente ma deve circolare dentro la fornace e portare in superficie questa brillantezza che si chiama lustro. Qui si possono vedere esempi di lustro, e potete vedere questo che è un bellissimo esempio di lustro in cui mio nonno è stato un famoso lustratore, perché la mia famiglia, che risale al 500, aveva conservato questa tecnica che poi è stata messa a punto dopo la scomparsa da mio nonno ai primi del 900. Questi ed altri particolari Ubaldo Grazia ancora